Fabio Spinelli, avete richiesto l'accesso agli atti sulla questione Corso Ciavello, una vasta area che comprende un bosco di faggi che è stata destinata al taglio dal comune di Paola, però quest'area è a ridosso, o meglio, è proprio all'interno del cammino di San Francesco. Sì, esatto, con il WWF Citra abbiamo diciamo, formalmente diciamo, mandato una istanza per l'accesso agli atti perché naturalmente vogliamo un attimo venire a conoscenza un po' della situazione, quindi vogliamo sapere nel particolare che tipo di alberi sono oggetto del taglio, il tipo di diciamo, autorizzazioni necessarie per il taglio, la destinazione urbanistica della zona, perché comunque diciamo, si tratta di un taglio importante che comunque sono degli alberi di faggio ad alto fusto in una zona appunto come mi dicevi come ricordavi che in cui diciamo è interessata dal cammino di San Francesco appunto e per questo motivo vogliamo vederci un po' chiaro vogliamo vederci chiara vogliamo appurare un attimo se ci sono diciamo se tutto è regolare dal punto di vista amministrativo perché appunto l'associazione è un'associazione che comunque è molto attiva sul territorio, nella provincia di Cosenza, quindi vogliamo in un certo senso tutelare la biodiversità in tutte le sue forme. Quell'area doveva essere tutelata e non destinata al taglio. Esatto, sì, anche perché dal punto di vista culturale, religioso ha un'importanza appunto, perché lì c'è il cammino di San Francesco che comunque diciamo, denota l'importanza di questo fraticello che è vissuto molto tempo fa. E i suoi prodigi, anche dal punto di vista ambientale, è una zona molto particolare, è molto peculiare, sono questi faggeti che sono diciamo, incantevoli e alcune volte magari si fanno delle azioni amministrative senza tener conto appunto dei valori ambientali, valori culturali, valori paesaggistici che vanno tutelati e salvaguardati. Piuttosto che comunque diciamo, bisogna avere diciamo, degli obiettivi, non bisogna mai diciamo, perdere di vista alcuni diciamo, principi, appunto sono quelli i principi di tutela e rispetto del paesaggio, ecco.